chiamo Macchi Fabrizio, ho 28 anni, ho 42 di piede, 48 di pantalone, la M di maglietta. La mattina io mi alzo, ci faccio la torta della mamma, me ne vado a lavorare, alla una torno a casa, poi cazzeggio mezz'oretta e vado in pista. Io se non ho la mia fettina di torta della mamma, il sacro cappuccino, non vado. Sono un po' come i capelli di Sansone, il cappuccino. Hanno scoperto che avevo un tumore all'età di 13 anni, e ho fatto 17 interventi, chemioterapie varie, appunto l'amputazione della gamba. E ho riniziato, mi sono trovato bene con questa vita, ciò non vuol dire che non sarei stato bene con quell'altra, anzi. Però si può vivere bene, si può convivere bene. La ragione di vita l'ha trovata forse per lo sport, che l'ha aiutato a sopravvivere dalla malattia che ha avuto. Lui dice che ha probabilmente un cromosoma in più, che non è quello della sindrome di Down, anzi è quello proprio che lo aiuta a gareggiare per vincere, non soltanto per il titolo, ma proprio per se stesso, per credere di più ancora in se stesso, nelle sue capacità, per non sentirsi un diverso. Un'altra cosa che mi ha colpito tantissimo di Fabrizio è proprio questo modo di comunicare il proprio handicap, cioè raccontare con molta serenità la propria malattia e di scherzarci anche sopra. Ha dato dimostrazione che con la voglia e la caparbietà e la grinta, ma soprattutto con una grande volontà, si può arrivare ovunque. La cosa che un pochino ha impressionato è che lui comunque in tutte le discipline che ha fatto è riuscito comunque a tirare fuori il meglio da se stesso e a raggiungere anche i risultati di assoluto valore. Lui è un testardo, cioè vuol dire quando uno si mette in mente una cosa, lui penso che non ci sia nessuno che gli possa far cambiare idea. C'è un entusiasmo negli occhi che è veramente ammirevole. Questo mi ha subito conquistato, poi è un mattacchione, è un po' ci assomigliamo, ha il gusto della battuta, è un ottimo cazzeggiatore, è una di quelle persone alle quali gli daresti le chiavi di casa, non sai perché, ma a lui le daresti, magari a tanti altri no. E allora salutiamo Fabrizio Macchi. Ciao Fabrizio. Ciao. E la sua fidanzata Laura. Ciao. Ciao Laura. Laura Masciotti, diciamo anche il cognome. Allora Fabrizio. Cioè Fabrizio sapeva che oggi era brutto e che comunque il record non si faceva. E quindi ho organizzato questa sera apposta. Per quanto riguarda il mio rapporto stretto col record dell'ora, io apprezzo molto quello che ha fatto il tentativo di record dell'ora precedente, che è Giancarlo Cosio. Si è fatto un mazzo e ha due coglioni quadrati, perché andare a 38 all'ora, ragazzi, non è facile. Ed ecco voi signori, fino allo statino! Doveva partire lento questa volta. Partire lento perché non piano. Sempre guadagno! Conta solamente l'uomo, Fabrizio l'ha dimostrato, ha voluto farlo, lo voleva fare e l'ha fatto oggi. Io l'ho rifatto solo e soltanto perché mi sentivo nelle gambe e soprattutto lo vedeva morire nel cronometro, che io ce l'avevo nelle gambe almeno un 38, e quindi era stupido buttarlo via così. E abbiamo riprovato, insomma. Possessi,
lui non capisce niente di pallacanestro, fa finta di sapere fa finta di sapere di pallacanestro ma non capisce niente. Ogni volta Gianmarco e io dobbiamo spiegargli sempre come sono i passi, i 3 secondi, tutte queste cose qua. Adesso inizia a capire qualcosa ma è sempre più fatica.